Franco Iezzi ha una prima vita pubblica come presidente del Parco Maiella e una seconda vita più personale come aiuto scultore. Nel mezzo c'era, e c'è ancora, un'altra storia da raccontare, dolorosamente attuale, visto che rappresenta l'unica presenza italiana nei territori palestinesi. Parliamo della PDC, la Palestine Development Company, costituita nel 1995 a Gaza. Si tratta di una società mista, il cui capitale è detenuto, al 50% ciascuno, dall'autorità palestinese e dalla società costruttori internazionali, rappresentata proprio da Iezzi. La PDC nacque a seguito dell'accordo di Oslo del 1993, che produsse una serie di programmi per la ricostruzione e la realizzazione di alloggi destinati ad accogliere il rientro dei palestinesi sparsi per il mondo e nei campi profughi. Portano la firma dell'Italia anche altre opere infrastrutturali realizzate in Palestina, come ospedali, scuole, edifici pubblici. Io frequento il Gaza e la Cisgiordania in genere dal 1995. Noi facemmo un accordo con Arafat attraverso l'allora ministro Andreotti per aiutare la ricostruzione di Gaza dopo gli accordi di Oslo. Avevamo il compito di realizzare 27.000 alloggi perché si pensava a un grosso rientro dei palestinesi in Gaza. Cominciamo con una costruzione molto grande, si chiamava Al-Awwal Made in Italy. Purtroppo nel 2014 è stata abbattuta dai bombardamenti israeliani insieme ai nostri uffici, le nostre abitazioni. Io lavoro a livello volontaristico, non vengo pagato per questo, quindi non rappresento interessi particolari. E volevamo lasciare il territorio perché era diventato difficile convivere, poi alla fine abbiamo visto che in una conferenza fatta a Cairo fra i paesi ricchi che volevano fare donazioni per la ricostruzione di Gaza, riuscimmo ad avere i fondi per ricostruire questo immobile. Da qualche settimana stavamo riconsegnando questi alloggi. Oggi non abbiamo notizie, o meglio, non abbiamo notizie negative di eventuali nuovi bombardamenti su quella zona, quindi riteniamo che non sia ancora successo niente. Come ci si pone in maniera giusta fra le due cause? Ecco, io la ringrazio perché dicevo prima che uno delle cose che si possono fare è quella di non parteggiare per l'una o per l'altra parte. Non bisogna aumentare questo distacco, questa sorta di scontro che ci sta fra le parti. Io sono convinto che un piano Marshall per la Palestina risolverebbe molti problemi, perché se la gente è disperata e se i giovani non hanno niente, noi diciamo, non offriamo la possibilità di uscire da quella condizione di degrado. È chiaro che questi finiranno per credere quando gli dicono che se si fa esplodere poi ben 63 vergini lo accoglieranno in paradiso. Per fare questo abbiamo fatto un'opera particolarmente bella, di cui andiamo orgogliosi. Abbiamo fatto nel campo profughi di Daesh a confine con Betlemme, con 13.000 abitanti. I campi nomadi sono del lusso rispetto al loro stato. Abbiamo costruito una scuola,